Con il consigliere regionale Giuliana Manica parliamo di un argomento molto delicato che sta attanagliando molte famiglie, soprattutto nei piccoli comuni. I servizi socioassistenziali che prima avevano sicuramente un apporto sul locale, adesso c'è una grave carenza determinata anche dal taglio dei fondi ai comuni. Se ne sta interessando? Che prospettive ci sono? Sì, ce ne stiamo interessando come gruppo a livello regionale, stiamo discutendo proprio il piano sociosanitario in questi giorni in commissione, praticamente tutti i giorni la commissione sanità è convocata su questo. Siamo molto preoccupati perché nel bilancio di previsione 2012 c'è un taglio quasi al 50% delle risorse per quanto riguarda i servizi. Già le risorse del 2011 diciamo erano al limite della possibilità di funzionamento da parte dei comuni. Inoltre è molto precaria la vicenda dei consorzi socioassistenziali, strutture che non costano, dove non si prendono gettoni ma che funzionavano e organizzavano seriamente i servizi. Di questi non si sa nulla, la Regione non dà indicazioni certe, per cui da un lato l'organizzazione, dall'altro lato i fondi che mancano, i comuni sono gravemente preoccupati gli operatori, ne abbiamo anche in questi giorni parlato in un recente convegno qui del Novarese. Noi proponiamo che si ristabiliscano almeno le risorse del 2011 e che si dia certezza ai consorzi e alle amministrazioni comunali. In un momento di crisi come questo, tagliare i servizi sociali è la cosa più grave che si possa fare davanti a situazioni di disoccupazione, di carenza di abitazione e di aumento di disagi e di povertà. Quando si parla di minori trasferimenti agli enti locali e in senso generico si parla di rischi dei servizi, questo è proprio un esempio classico che può servire anche per altri. Sì, certamente, ma qui siamo praticamente al rischio della chiusura di tantissimi servizi, penso soprattutto ai servizi per non autosufficienti che sono in grandissima sofferenza, ma penso al disagio psichico, penso ai minori di cui nessuno sembra più volersi in nessun modo occupare. La situazione è molto grave, quindi noi chiediamo che questo avvenga, abbiamo anche contatti con tutti i presidenti dei consorzi, le amministrazioni comunali, i sindaci stanno intervenendo in tutta la realtà piemontese con grande difficoltà e nel Novarese appunto c'è grandissima preoccupazione, tutti gli amministratori nelle amministrazioni comunali ci chiedono di continuare in questa azione.